Mannaggia. Mannaggia i tuppi, raga. Denunciate i tuppi, mi raccomando. È la cosa giusta da fare. Vabbè, ho deciso, faccio i video così perché io sono più figa. Mamma mia, raga. I miei capelli sono ingestibili, non si capisce niente, però, ok. Hi guys, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, sono qua per fare il mio secondo in segreto. Per chi non sapesse cos'è questa tipologia di video, allora, in segreto è un sito dove la gente scrive tutti i propri segreti. E la parola di oggi sarà supermercato, perché chi è che non ha fatto l'FDM al supermercato? Cioè, dai, è impossibile che non avete fatto l'FDM al supermercato. Oggi andremo a cercare i segreti più imbarazzanti. Cos'è sta mossa? Vabbè, i segreti più imbarazzanti nascosti nei meandri delle vostre anime. Perché io lo so che voi avete dei problemi, io lo so che voi avete dei segreti, ok? Perché io sono disagiata quanto voi. Ragazza di 17 anni, anche se in casa mia ci sarà tutto il supermercato, non ci sarà mai quello che voglio mangiare in quel momento. Allora, è vero, anche a me, cioè nel senso, io magari nella dispensa ho tutto. Cioè, mia madre ha appena fatto la spesa, ha tutto comprato, c'è tutto nella dispensa, ma in quel momento non c'è quello che voglio io. È diritto, cioè è una cosa normale. Quindi io concordo con te, ragazzo di 17 anni. Ragazza di 17 anni. Ieri una mia amica ha detto: voglio un amico gay, sono troppo bucciosi. Ora va bene che magari con i ragazzi gay puoi parlare di ragazzi o con qualcuno di moda. Ah, aspettate, devo rileggere. Ora va bene che magari con i ragazzi gay puoi parlare di ragazzi o con qualcuno di Vabbè, tralasciamo, ma questa frase che sento spesso mi inizia a dar fastidio. È come quando i bambini vanno al supermercato e vedono un giocattolo e dico: voglio questo, mica sono dei giocattoli. Allora, non ho capito bene il senso del segreto. Ok, raga, ci ho pensato e l'ho capito il senso. In pratica questa ragazza 17enne pensa che la sua amica voglia un amico gay giusto per avercelo. Ma sì, comunque concordo con te, non sono dei giocattoli, sono delle persone. Donna di 19 anni, ho iniziato da poco a truccarmi molto per uscire. La gente mi dà della poco di buono, posso togliere la tua bellezza con un panno, eccetera. Io mi trucco perché mi sento a disagio con la mia faccia. A me piacevo, ma a forza di dirmi che sono bruttissima, inguardabile e inoltre a questo sono anche esageratamente timida, mi vergogno pure ad andare al supermercato. Quindi non giudicate senza conoscere l'altra parte. Allora, questa cosa del tu ti trucchi tanto e quindi vuol dire che sei brutta? No, cioè no. Una persona si trucca per stare bene con se stessa, non di certo per compiacere voi, che siete veramente dei pezzi di merda. Ragazza di 16 anni, un giorno non avevo voglia di stare a prepararmi, quindi sono uscita di casa con la tuta per andare al supermercato. Ho incontrato il mio ex. Dovunque andiate, se siete delle faighe stratosferiche, non incontrerete mai nessuno mentre siete al supermercato con tuta, capelli legati in tubo. Incontrate i presidenti della Repubblica, i 5 Stelle, tua zia che non conosci, un figo che si rivela essere tuo zio, tutte le persone del mondo, cioè è impossibile. E poi avete presente quelle che vedi su Instagram? Dicono: il mio ex mi rivuole solo perché sono diventata più faiga da quando ci siamo lasciati. Ecco, per me non vale. Allora, ecco, per me non vale. Mi ha fatto morire, mi ha stesa. Ok, bene. Ragazza di 16 anni, il tuo disagio lo comprendo, è normale, è la filosofia della vita. Quindi sì. Donna di 18 anni, un po' di tempo fa mi sono messa in mutandine autoreggenti e minigonna. Ovviamente il mio ragazzo ha gradito tantissimo. Il problema è stato dopo, quando una volta scesa al supermercato mi sono piegata per prendere una cosa dal carrello. Non ci avevo proprio pensato, che cretina. No, non voglio commentare, non voglio commentare. Uomo di 21 anni, finalmente un uomo. Quando torno dall'università, passo sempre davanti al supermercato. Entro perché mi manca qualcosa e finisco per prendere un sacco di roba. Allora, questa roba è vera. Cioè, nel senso, tu vai al supermercato, magari da Tiger. Quando vai da Tiger perché volevi comprare solo una cosa, ci rimani dentro mezz'ora perché quello è il fascino dei supermercati, raga, non potete farci niente. Il Tiger
fascino, è il fascino, è lo charme dei supermercati. Ragazzo di 17 anni, ieri stavo andando al cinema e sono passato al supermercato a comprare delle patatine. Quando stiamo andando alla cassa, dico alla mia ragazza: ma amore, guarda che con questi due pacchetti sono 750 caroli a testa. Lei, passandola sulla cassa, dice: si vive una volta sola, è quella giusta. Concordo con te. Ragazzo di 16 anni, oggi abbiamo parcheggiato la macchina per andare al supermercato, però io sono rimasto da solo in auto. Accanto alla nostra c'era un'altra auto parcheggiata con una ragazza sola. Avrei tanto voluto, quei tre quarti d'ora, andare a fare amicizia, ma purtroppo non ne ho avuto il coraggio. Forse per l'imbarazzo ho dovuto alle mie pochissime amicizie. Peccato, avrei dovuto. Allora, io non voglio fare la paladina della giustizia o chissà che cosa, quando poi sono io la prima che effettivamente si fa prendere dall'imbarazzo, ma so che non è giusto. Allora, se voi volete fare amicizia con una persona, ma non avete chissà quanti amici, nemmeno io ho tanti amici, raga. Cioè, vabbè che io sono sociale ed è un altro discorso, però, cioè, davvero, io non capisco perché, veramente, non dovete. Cioè, quando avete una persona davanti a voi con cui volete conversare, con cui volete parlare, cavolo, non vi uccide se dite una cosa sbagliata. Ragazza di 16 anni. Avevo circa 5 anni e mi trovavo al supermercato con mia madre. Finché tutto bene. Ad un certo punto vidi una bambina con gli zoccoli e io, senza sapere il significato, esclamai: ehi! Vuoi giocare con me? La madre della bambina iniziò a guardarmi male e mia madre mi trascinò via. Quel giorno capii il significato di quella parola. Io non ho parole. Allora, cancellate questo segreto dalla vostra memoria. Non è mai esistito, ok? Andiamo avanti. Uomo di 34 anni. Mentre ero al supermercato con i miei amici, abbiamo visto una coppia che è entrata nei bagni. 3 secondi dopo hanno iniziato a baciarsi e poi a accoppiarsi nel bagno. Una scena troppo divertente. Ma, cioè, a voi che ve frega? Uomo di 21 anni. Un pezzo di cacchetta. Al supermercato avevo fatto una spesa enorme. Io avevo solo un Powerade e non mi ha fatto passare. Ovviamente ci ho litigato. Ok. Bene ragazzi, direi che questo video può concludersi qua. Secondo me siamo arrivati a 12 minuti. Se ci ho preso metterò tipo una faccina bellissima qua. Va bene, ok. Ora però devo fare l'avventura. Quindi ciao, alla prossima avventura.